Allora, benvenute e benvenuti a tutti. Presentiamo questo bel libro nel quale abbiamo ritrovato tanti amici, tante persone con le quali forse si sono realizzate delle iniziative, quindi ci ha fatto molto piacere vedere, insomma, leggere questo testo e questa sera presentarlo. Io dico solo due cose proprio introduttive, poi lascio la parola a Giorgio che ha fatto tutta una serie di... Giusto. Prima abbiamo detto, do la parola a voi in realtà, a Norma, a Paola e a Vittorio, e poi Giorgio eventualmente appunto interviene lui con alcuni feedback, con alcune domande, aprendo un po' un dialogo. E niente, per chi non l'ha ancora letto e per chi ci segue eventualmente a distanza o anche qui e non conosce il libro, dicevo, è un libro che raccoglie veramente le esperienze dei movimenti di base. C'è una bella introduzione di Mao sulla storia del pacifismo italiano, da Capitini ai missili a Comiso, le guerre balcaniche, la maturazione dell'alternativa politica alla guerra con l'ultima campagna di un'altra difesa possibile. Ci sono tutte le testimonianze da Pietro Lazzagna, Norma Bertolacelli, che è qui presente, appunto, ad Antonio Bruno, alle esperienze sulla riconversione, la mostra navale di Genova, cioè tutte quelle cose che ci sono, tutte le esperienze del Movimento per la Pace che ci è particolarmente caro, perché sono stati momenti molto molto significativi della storia del pacifismo. Ci sono le esperienze del femminismo, la storia delle donne in nero, con Silvia Neonato e Monica Lanfranco. Silvia Neonato ricorda l'inizio delle donne in nero con quell'appello di Elisabetta Donini, non ci basta dire basta, che era uscito sul manifesto e che poi portò all'avvio delle donne in nero, al primo campo di pace internazionale delle donne a Beirut, e poi le donne in nero a Belgrado. Insomma, ci sono veramente, poi c'è l'ambito tutto delle, come diciamo così, le figure, i movimenti in ambito cattolico e protestante nel lavoro per la pace, soprattutto in Sicilia, con le esperienze del CEDIP, Centro Documentazione e Iniziativa per la Pace, del CUDIP di Comiso, le esperienze della Caritas, Labor Pace di Genova, i Caschi Bianchi, e poi alcune tematiche come quello della lotta contro le mine, il G8 di Genova, molto importante, le lotte recenti dei portuali, e poi c'è quella bella sezione dei manifesti pacifisti con l'intervento di Vittorio Pallotti. Ecco, io mi limito a fare questo elenco per dare un'idea di tutte le esperienze che si possono trovare raccontate nel libro, però adesso voi, ecco, potrete entrare meglio nel merito, anche spiegarci da dove nasce, com'è che come dire, è venuto fuori, insomma, l'idea di scrivere questo testo e insomma, raccontando magari più nello specifico il vostro punto di vista. Quindi possiamo, vi direi, darei la parola. Chi è che vuole cominciare per primo, Norma o Paola? Paola non ti sente, ecco. Paola la sa più lunga. Allora Paola. Allora sì, attivo il microfono, scusa. Grazie, sì, adesso ti sentiamo bene. Io sono insieme con Francesca Dagnino, abbiamo curato questo volume che vi faccio vedere un attimo la copertina, beh, alla rovescia, quindi no, niente, come davanti allo specchio. E, come archivio dei movimenti di Genova, avevamo in archivio, che è un piccolo archivio ma molto ricco, abbiamo più di 100 e passa fondi, e avevamo anche fondi, diciamo, prodotti da gruppi o singole persone che facevano riferimento al pacifismo, però non erano parlanti, nel senso che rimanevano in qualche maniera sepolti da tutta l'insieme delle altre voci dei movimenti, che voi come sapete, quelli post-sessantotteschi, sono estremamente vari, no? Hanno
come punto di riferimento dal marxismo al femminismo, all'ecologia, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Ci siamo resi conto che le voci del movimento pacifista o comunque contro la guerra non erano abbastanza valorizzate. E abbiamo fatto un giorno, alcuni anni fa, prima del Covid, una visita qui al vostro centro, al Sereno Regis. Mi Io, mio marito ricordo. e Liliana, non so se ti ricordi, Sì, con Liliana mi ricordo, Lanzato. sì. E avevate fatto, organizzato una bellissima mostra Sì. che pensavate di anche poter esportare, eccetera. E noi avevamo fatto un bel pensiero sul fatto di poterla ricevere a Genova e così iniziare anche un percorso del nostro archivio, diciamo, di valorizzazione di questo ambito dei movimenti. Poi, per tutta una serie di motivi, non siamo riusciti a farla, però abbiamo fatto il libro e coinvolgendo molte persone, e come dire, partendo da chi come Pietro Lazzagna ha una lunghissima esperienza nell'ambito del Movimento per la Pace, oltre che nei Verdi, eccetera. E poi man mano da lui in poi, insomma, con contatti, chi conosce questo, chi conosce quell'altro, abbiamo costruito con interviste e con testimonianze questo libro che direi abbiamo presentato già in molte occasioni anche fuori Genova, sia online, ora ovviamente essendo un periodo difficile, quello del Covid, abbiamo fatto anche parecchie presentazioni da remoto, ma anche qualcuna in presenza. E siamo particolarmente felici di avere in qualche maniera messo insieme questo patrimonio ricchissimo di esperienze e di voci, una diversa dall'altra, perché anche nel Movimento per la Pace ci siamo resi conto che c'è una varietà di punti di vista, di esperienze, di contributi possibili, di storie da raccontare o che sono già state raccontate, ma è bene anche ripercorrerle, e di grandissime mobilitazioni che hanno visto la presenza nelle piazze anche di 1 milione di persone, la mobilitazione contro la guerra, quella, diciamo, mi sembra quella intorno al 2000, ecco, a Roma. E quindi ci siamo resi conto che era un compito che ci spettava come archivio dei movimenti, perché l'archivio è una casa delle memorie diverse, non è un monolite, come dire, non ha un'identità politica, nel senso non ha un unico punto di riferimento, ma ha l'ambizione di mettere ancora e ancora e ogni volta di nuovo, di mettere in contatto persone diverse, storie diverse, esperienze diverse. E tra le tante persone che abbiamo contattato, di cui abbiamo ricevuto la testimonianza, qui presente c'è appunto Norma e anche Vittorio, e che sono tuttora protagonisti attivissimi del movimento. Tra l'altro, Norma ha iniziato un nuovo percorso, uno dei delle no un nuovo percorso estremamente valido e importante, di cui poi lei ci parlerà a proposito dei migranti, no? E tutto questo, diciamo, arricchisce in qualche maniera e rende vivo da un lato l'archivio, e dall'altro abbiamo anche la, come dire, una piccola soddisfazione di aver dato anche un nostro piccolo contributo a quello che è il Movimento per la Pace, insomma, di cui anche noi facevamo parte, ma ciascuno a modo suo, ecco. Grazie. Prego. Sì, tra l'altro la mostra, se noi ce l'abbiamo sempre qua e le fotografie sono sempre disponibili, se volete eventualmente in qualche prossima occasione a Genova, presso di voi o da qualche parte organizzare, noi siamo disponibili, siamo sempre Certo, qua, certo. sempre qua. Bene, Benissimo. do la parola allora a Norma.
intervieni tu, racconti un po' tu di qualche esperienza in cui... Volentieri, volentieri. Mm. Allora io parto da una delle più vecchie per arrivare all'ultima. Mm. Come sapete, le mamme dei gruppi, delle organizzazioni, delle cose, delle esperienze vogliono bene a tutti i loro bambini in uguale maniera, ma ci sono alcune cose che rimangono nel cuore. Una delle cose che mi è rimasta nel cuore è l'esperienza contro la mostra navale bellica di Genova, fine anni Ottanta, perché stranamente, potete anche non crederci, ma quella volta il movimento ha vinto e non è una cosa che ci capita molto spesso, cioè di solito. E invece quella volta è andata bene, nel senso che per molti anni Genova è stata sede di una mostra di quanto di meglio l'industria militare italiana, in particolare navale, offriva. E nessuno diceva niente, cioè sembrava una cosa normale che si esponessero cannoni, sistemi di puntamento, radar. Addirittura in piena guerra delle Falkland vennero a vedere la mostra un giorno gli inglesi e un giorno gli argentini. E quando noi dicevamo, ma è una roba che non si fa, che dice, ma non comprano mica, guardano solo, poi compra, certo che poi compra, cioè non compravano non lì. Non se la portano a casa nella borsa. Non se la portano sotto il braccio, ma osservavano quello che c'era e tutto il resto, con una guerra in corso. L'unica raffinatezza della mostra di Genova è stata che li hanno fatti entrare in due giorni diversi, quindi un giorno gli argentini e un giorno gli inglesi. Un'altra cosa che ci piace raccontare di quell'esperienza, che ormai è molto vecchia, ma che ci piace raccontare, è stato che la sensazione di aver vinto l'abbiamo avuta quando abbiamo visto che cambiava il linguaggio. Cioè in questo periodo si sta molto parlando di linguaggio. In quel caso, per molto tempo, quella si chiamava Mostra Navale Italiana. Noi abbiamo cominciato a chiamarla Mostra Navale Bellica. Piano piano, credo inconsapevolmente, anche i media hanno cominciato a chiamarla mostra bellica, mostra navale bellica, mostra bellica. E lì noi abbiamo detto, beh, vuoi vedere che forse questa volta. Quindi dalla prima volta in cui eravamo in cinque, che tentavamo di bloccare l'ingresso, le macchine ci passavano intorno, all'ultima in cui eravamo migliaia, e il movimento è cresciuto, eccetera, eccetera, siamo negli anni della lotta contro i missili a Comiso, e in quel caso c'era stato un lungo dibattito per stabilire, ancora una volta tornano le parole, si chiama manifestazione o si chiama blocco? E no, si chiama blocco. Si chiama blocco nel senso che noi abbiamo cercato con i nostri corpi di fare in modo che gli acquirenti e i frequentatori di questa mostra non entrassero, proprio non entrassero fisicamente. Ovviamente, vista la sproporzione delle forze in campo, sono entrati lo stesso. Ma l'ultimo slogan che abbiamo usato è stato: dovranno entrare di nascosto. Quindi, invece di entrare in pompa magna dall'ingresso principale, questi sono passati dagli ingressi secondari. L'inaugurazione non c'è stata, il cardinale di allora ha preso le distanze, il sindaco ha preso le distanze, i sindaci di Genova sono specializzati per tenere i piedi non in due ma in mille scarpe. Se volete vi racconto cosa è successo ai tempi del G8, quando l'allora sindaco Pericu da una parte si strappava i pochi capelli dicendo ingabbiano la città, come siamo infelici, come non li vogliamo, e dall'altra aveva ordinato le chiavi in argento da consegnare agli otto in segno di deferenza. Quindi i nostri sindaci hanno una lunga storia in questo senso. E comunque, com'è come non è, la mostra navale bellica italiana a Genova non si è più fatta. È chiaro che non abbiamo risolto il problema del commercio delle armi, magari, però figlia o nipote di quella mobilitazione, credo che sia un po', non voglio attribuire a noi merito di tutto, ma anche la mobilitazione dei portuali, i quali, quando in porto a Genova è arrivata una nave diretta in Arabia Saudita, memori di quello che c'era stato a Genova, memori dei portuali loro genitori o loro predecessori che avevano bloccato una nave con armi diretta a Vietnam e l'avevano boicottata e l'avevano bloccata, hanno ripetuto questa esperienza ottenendo dei grossissimi risultati, tanto che perfino il Papa
ha fatto loro i complimenti, facendoci morire da ridere, perché chi conosce i portuali genovesi sa quanto è, come dire, inaspettato che vadano dal Papa e che ricevano il suo incoraggiamento. Però questo è successo e un po' c'è stato anche nella storia, cioè la storia di queste della storia di queste mobilitazioni fa parte anche la lotta contro la mostra navale bellica di Genova. Ancora una cosa, se permettete, in una delle mostre delle lotte contro le mostre navali c'erano anche gli scout. In mezzo a questi scout c'era anche una scoutina carina che si chiamava Roberta Pinotti, che era destinata a una luminosissima carriera, tanto che poi è diventata, in un governo PD, è diventata ministro della difesa, è stata ricevuta alla Casa Bianca e tutto il resto con quei bellissimi tagliorini. Era già elegante da ragazzina, ma figuratevi la ministro della difesa che cosa è diventata. E noi abbiamo commentato, vedi, tanto una brava ragazza, ma a forza di frequentare delle cattive compagnie, tra cui quella del PD di allora e del PD di dopo, si è rovinata, perché è tanto carina, andava a sedersi per terra per lottare contro la mostra delle armi e poi è diventata ministro della difesa. E quindi voglio dire, ci sono luci e ombre, in quella mostra non è che è andato soprattutto come doveva andare. La Pinotti Roberta non l'abbiamo conquistata, però con senso in città sicuramente sì. Peccato, grazie Norma. E questa cosa che dici sulla mostra navale bellica è molto interessante per noi, perché qui a Torino, come saprai, forse noi stiamo diventando il polo dell'industria aerospaziale e abbiamo cercato anche noi in qualche modo di essere presenti all'inaugurazione della mostra. Eravamo non tanti, però chissà, magari credo che la vostra esperienza potrebbe insegnarci parecchio e vedere se... Chiamateci che veniamo. Mi ecco. Permettete di ricordare una persona, vorrei ricordare Sergio Tedeschi, che ha mancato da poco tempo e che in quelle mobilitazioni era sempre in prima fila. È stata una grande presenza, purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa e mi fa piacere ricordarlo qui. Grazie, sì. Allora, Vittorio, vuoi dire tu qualcosa ancora rispetto ai vostri manifesti e alle vostre iniziative? Non ti sentiamo? Tanto io in questi ultimi giorni ho cercato di leggere un po' i contributi dei colleghi che hanno contribuito a realizzare questa splendida opera No War, e proprio perché volevo rendermi conto meglio di quello che era successo in Piemonte, in Liguria, un po' in altre parti d'Italia, e quindi ho visto veramente, ho imparato alcune cose, le ho rivissute in prima persona, no? Non la mostra navale bellica, purtroppo lì non sono mai stato presente, ma a Genova sono stato presente nel 2001. Poi Omison naturalmente, e in altre realtà, insomma, ho rivissuto persone e avvenimenti che hanno segnato la mia storia e anche ovviamente anche la storia in parte dei nostri manifesti. A questo proposito, ecco, vi posso dire come è nata, insomma, questa mostra, no? Che nel contributo, forse, non mi ricordo se l'ho scritto, comunque la mostra è nata nei primi anni '80, quando la mostra, cioè la raccolta dei manifesti, che allora chiamavamo mostra, no? Perché la prima realizzazione che abbiamo fatto erano tutti i manifesti, 200-300 manifesti che avevamo raccolto. Li mettevamo tutti in mostra, ovviamente. Questa raccolta di manifesti è cominciata i primi anni 80, 81-82, quando facevo parte della Lega per il Disarmo Unilaterale, fondata da Carlo Cassola e l'ineffabile Francesco Rutelli, in seguito all'unione poi delle due leghe, no? C'era la Lega Socialista per il Disarmo, di ispirazione radicale, e la Lega per il Disarmo dell'Italia, fondata da Carlo Cassola. Le due leghe disarmiste hanno fondato la Lega per il Disarmo Unilaterale.
E io avevo aderito subito a questa realtà, anche perché avevo conosciuto Cassola e quindi dopo un lungo colloquio mi aveva convinto, diciamo, aveva convertito, no, alla, pur lui non essendo un non violento, ma aveva, mi aveva dato la possibilità di iniziare un percorso sui sentieri appunto della non violenza. Allora, come rappresentante della, di questa Lega, io giravo l'Europa e partecipavo alle grandi manifestazioni contro gli euromissili, un po' nelle grandi capitali europee. E lì vedevo dei manifesti che erano una meraviglia. In Italia non esistevano, il movimento per la pace italiano non aveva i soldi, forse non aveva anche l'ispirazione, la, l'esperienza, no, che avevano i pacifisti europei. E io tornavo a Bologna con questi manifesti, tutti quelli che potevo li raccoglievo. Poi fra l'altro una cosa appunto che diverte molti, per cui la dico, magari mi scuso per quelli a cui l'ho già detto, no? Ma io questi manifesti sono grandi, no? 70-100, dove li mettevo? Non sapevo, non avevo il posto per li mettevo sotto il letto. E quindi manifesto dopo manifesto ho raccolto una... I manifesti sono cresciuti fin tanto che nell'85 c'era il problema di prendere un'iniziativa come campagna di obiezione alle spese militari. Allora dicevamo tutti, ma che cosa facciamo? Una tavola rotonda, una conferenza, un convegno, solite cose, insomma, cerchiamo di fare qualcosa di nuovo. Allora io ho detto, ma dico, io ho questa decine e decine di manifesti, raccolti in Europa, si potrebbe magari organizzare una mostra con questi. E così la cosa è accettata, è stata accettata con entusiasmo, e invece di fare la solita tavola rotonda, no? Sulle armi, sulla difesa non violenta e così via, abbiamo fatto questa mostra di manifesti che trattavano tutti temi diversi, ovviamente. Ed era la prima mostra che veniva fatta in tutta Italia, per cui ebbe un successo straordinario. La gente non era abituata a vedere mostre di manifesti, era abituata a vedere i manifesti singoli, ma non raggruppati. Tant'è vero che dopo, poi, nel primo catalogo, abbiamo pubblicato un'intervista con Umberto Eco che si è soffermato su questo aspetto, no? L'uso dei manifesti come singoli e come mostre, insomma, nel primo catalogo, perché, che fra l'altro è una copia, c'è anche Sereno Regis, e abbiamo comunque qualche copia che è rimasta. A questo punto venivano a vedere la mostra anche da fuori Bologna. E alcuni giornalisti venivano dal Veneto, dal Trentino Alto Adige, ed erano rimasti meravigliati, diciamo, come, ma quante realtà ci sono anche in Italia sconosciute, no? Dove piccoli gruppi che organizzano mostre, che organizzano iniziative, e che veniamo a imparare solo attraverso questi manifesti. Per cui c'era veramente una varietà di iniziative che venivano rappresentate da questi manifesti, che nessuno sapeva, perché ovviamente non erano pubblicizzate dai media. Addirittura facemmo, non nella prima mostra dell'85, ma nella seconda o terza mostra, 86-87, prima mostra è stata fatta a Palazzo da Corse a Bologna, sede del Comune, e la seconda e la terza in Palazzo Renzo, che è sempre in Piazza Maggiore, un edificio storico ovviamente, e con una sala enorme, per cui abbiamo esposto quasi 400 manifesti, quasi tutta la raccolta, e abbiamo realizzato una sezione di manifesti, erano tutti quei manifesti che erano stati incriminati per vilipendio delle forze armate, oppure per istigazione di subbedire alle leggi dello Stato e così via. E anche questa è una cosa che poi non abbiamo più ripetuto, però insomma si potrebbe anche con i manifesti che abbiamo anche ricostruire. Ecco, quindi ci chiedevano manifesti un po' in tutta Italia, realtà piccole, grandi, dovevamo tenere un puntuale con un elenco, no, a seconda delle prenotazioni. Quindi decine di mostre ogni anno,
venivano fatte. Poi col tempo ovviamente la gente si è abituata, l'interesse è scemato, e però anche noi ci siamo evoluti, in questo senso abbiamo realizzato mostre tematiche che sono diventate itineranti e sono state esposte, è calata la quantità di richieste, ma è aumentata la qualità delle richieste. E addirittura ci venivano richiesti manifesti dall'estero, abbiamo fatto anche qualche esposizione in Germania, in Svizzera, in Austria, e quindi anche adesso i manifesti ovviamente sono meno richiesti. Quindi un po', questa è un po' la storia dei nostri manifesti, che dai 200-300 manifesti della prima mostra adesso sono arrivati, appunto, come dicevo prima con Paola, abbiamo raggiunto quota 6.000 praticamente, 5.900 manifesti catalogati, poi altri 100 che sono in attesa di catalogazione. Quindi. Bene, grazie. Noi tra l'altro per la nostra mostra abbiamo ampiamente pescato nei manifesti che Vittorio ci ha dato, siamo stati lì e ne abbiamo, insomma, fotografati, ne abbiamo utilizzato, perché appunto effettivamente sono davvero uno spaccato, come diceva lui, di tantissime realtà interessanti che magari anche molto poco conosciute. L'aspetto didattico dei manifesti, io ho accennato. Sì. Di questi dei manifesti dal punto di vista didattico, e infatti li abbiamo utilizzati spesso nelle scuole con finalità educative. Adesso non sto qui a dirvi come, perché è importante, ma penso che sia abbastanza intuitivo. No? Non ti sentiamo più? Come? Non ti sentivo più, non ti sentivamo più prima. Ecco. Comunque. Volevo solo mettere l'accento sull'aspetto didattico. Sì. È vero che adesso, qui io veramente chiudo, ci sono rimasti molte copie del libro pubblicato nel 2000, 50 anni di pace in Europa, eventi e immagini, che è il catalogo della prima grande mostra che abbiamo fatto a Bologna nel 2000, 100 manifesti, con una elencazione di eventi di pace, una cronologia di eventi di pace degli ultimi 50 anni, e con delle schede biografiche di personaggi e di eventi, diciamo essenzialmente di tipo non violento, ecco, pacifisti. Sì. Bene. Metto a disposizione di tutti quelli che eventualmente avessero bisogno, possiamo mettere a disposizione varie copie di questo libro, che ripeto può essere benissimo usato nelle scuole, dagli educatori, eccetera. Grazie. Certo. Bene, grazie Vittorio. Allora lascio la parola a Giorgio, che ha fatto un lavoro di analisi del testo dettagliato e ha diversi spunti, domande, questioni da porre. Ah, grazie per questo libro. Ho recuperato 13 punti in cui mi sono ritrovato nel mio passato, da Don Gino Piccio ad Albino Bizzotto ad Alberto Tridente e così via. E mi sono posto tre argomenti che volevo proporvi come di confronto, diciamo, no? Che cosa ci possono insegnare queste le esperienze che sono state raccontate nel libro. Come diceva Angela, noi qui a Torino abbiamo questa mostra commerciale sull'aerospazio, frequentata da centinaia di aziende, finanziata dalla pubblica amministrazione. E allora mi domandavo che contributo può venire fuori Da questa storia che avete raccontato. E questa era un po' la prima domanda. Infatti mi domandavo, da una parte, in una parte del libro, quando dice la Francesca Bagnino
che c'è stato il bando dell'iniziativa della campagna della messa al bando delle mine, poi c'è stato il trattato di Ottawa nel 97, le aziende che producevano queste robe si sono convertite di loro iniziativa, no? È interessante. E quindi dall'altra invece per altre aziende invece bisogna fare delle lotte, un po' come la lotta navale bellico, come Comiso o come altro. E allora potrebbe essere interessante capire cosa facilita nelle aziende queste robe qua, anche per costruire delle opportunità per loro. Questa era la prima cosa. La seconda cosa, poi valutate voi come chi parlo, chi... La seconda cosa che mi domandavo era che ancora nel G8 c'era uno slogan di fondo che era un altro mondo è possibile, no? E però non c'era un dettaglio di questo diciamo slogan del tipo un'altra difesa è possibile, no? Allora voi avete messo questo titolo No War, che si capisce cosa non si vuole, no? Ma sì che cosa? C'è un punto interrogativo. Allora si tratterebbe di ricostruire in termini di opportunità di formazione, di apprendimento, in particolare ad esempio c'è una campagna per le scuole, per la smilitarizzazione delle scuole, che potreste fornire dei grossi contributi in questa direzione, no? Se dovessimo mettere in piedi un'accademia, una specie di West Point della non violenza, no? Come diceva sempre Nanni Saglio, che tipo di come, cosa possiamo mettere in campo noi, no? In fondo abbiamo anche avuto dei risultati, tipo la Norma accennava alla mostra navale che poi se n'è andata, ma nel 2003 i bombardamenti in Iraq sono iniziati 2 mesi dopo rispetto alle date previste, perché questa terza potenza mondiale che era il pacifismo si era mobilitata e aveva dato anche quelli, sono dei elementi di successo, no? E quindi la seconda domanda era quale contributo dare, in parte sono sparsi nei vostri documenti, però sistematizzarli e metterli proprio in un progetto di supporto, ad esempio gli enti locali, no? Hanno grossi spazi di libertà che potrebbero mettere a disposizione. Cossato è stato un ente locale che nell'epoca della campagna di obiezione alle spese militari aveva costruito una delibera istituendo un servizio comunale per la difesa popolare non violenta, che aveva fatto tutta una serie di iniziative, no? E quindi questo vi chiederei, se dovessimo mettere in piedi delle ISO Gandhi, no? Delle ISO Gandhi 9000, diciamo, per diciamo, tarare e aiutare a mettere a fuoco queste forme di lotta in termini da offrire anche proprio come formazione, cosa faresti? L'ultima domanda era, ma le organizzazioni possono cambiare, no? Perché sparsi nel libro ci sono alcuni spunti per cui certi preti o certi gruppi sono stati spretati, sono stati mandati fuori dalla Chiesa, in alcune lotte nel campo dei portuali i lavoratori hanno dovuto mettere in piedi un nuovo sindacato perché i sindacati che esistevano non erano disponibili a partire. Allora, come si può fare? Che contributo danno questa vostra esperienza per diciamo riuscire a cambiare le organizzazioni, no? I camalli, no? Sono un'esperienza, non hanno avuto bisogno, loro hanno una cultura di lavoro dietro che ha certe caratteristiche. Allora, quali sono che fanno sì che loro possono fare certe cose e gli altri non sono in grado? Ecco, in ordine sparso ho detto queste mie considerazioni. Non ci sentiamo. Non ti sentiamo, Paola. Arrivo con un po' di ritardo, ma arrivo. No, va bene. Io volevo rispondere, rispondere se posso, insomma, perché le domande sono tutte belle cariche di
Grazie per avercele fatte. Mi sembra che hai fatto un lavoro di veramente certosino di lettura del libro, e che insomma mi fa molto piacere questo. La prima domanda, se scusa, riprendila, dimmela un attimo, no, il punto. Cosa queste esperienze ci possono insegnare rispetto alle attuali situazioni in cui ci sono mostre non navali, ecco, ma quella cosa, esatto, che commerciano, esatto, che promuovono il commercio di queste cose. E guarda, non solo a Torino, anche a Spezia è venuto fuori che c'è una ripresa di una fiera di armamenti che si terrà prossimamente e su cui si sono mobilitati già tutti i gruppi pacifisti, diciamo antimilitaristi, pacifisti, non violenti, locali. E anche loro si ponevano lo stesso problema, soprattutto in una città come La Spezia, che è pesantemente condizionata dall'industria armiera e dall'indotto, no? E in cui negli anni in cui si sono avuti alcuni successi, sono stati però dei successi, come ci raccontano appunto gli amici, i testimoni, lo stesso Pietro, sua moglie, Carla Sanguinetti, eccetera, che sono spezzini, sono stati però dei successi molto di misura, insomma, molto faticosi, molto... E purtroppo la produzione armiera è andata avanti, nonostante queste battaglie. Quindi è un problema generale. Ci sono stati anche l'esempio della lotta dei portuali. I portuali, un po' per le loro caratteristiche di lavoro, su cui adesso io non sto a spendere tante parole, però hanno una grossa tradizione di autonomia, no? Anche per il tipo di lavoro che fanno rispetto al comando, diciamo, dell'impresa capitalistica. Il porto è comunque un'impresa capitalistica, su quello non c'è il minimo dubbio. Però loro hanno dei margini di autonomia e su questi margini di autonomia hanno costruito nei decenni e decenni, perché insomma sono lotte che vanno avanti almeno da un secolo, anche un'abitudine allo sciopero politico, per esempio, cosa che è molto difficile da realizzare nel resto dei comparti industriali. E questa iniziativa che hanno preso questo gruppo di portuali contro il collettivo autonomo dei portuali, contro le navi che vanno in Arabia Saudita, le navi della linea Bari, è stata un'iniziativa estremamente interessante e anche molto conflittuale, perché bisogna avere anche le spalle belle larghe, pur essendo portuali, per poter sopportare tutti i conflitti che ne sono nati, perché si è verificato il classico conflitto tra due settori di lavoro, cioè i portuali che hanno boicottato le navi e i dipendenti dell'azienda Delta, che è l'azienda che invece è la commissionaria, diciamo, quella che la terminalista di questa linea di navi, che si sono espressi in modo estremamente negativo, aggressivo contro questa iniziativa del collettivo. E su quello è stato poi, su questo conflitto, sono riusciti a costruire, diciamo, o a tentare di costruire, non hanno risolto il problema, però una dialettica di dialogo, di tentativo di dialogo, di tentativo di spiegazioni, diciamo che il nemico non erano loro due nemici, ma c'era un antagonista generale che era il padrone, no? In qualche maniera, chi ci guadagnava? Non gli impiegati, i dipendenti dell'agenzia Delta, che erano lavoratori come tutti gli altri. Questo stesso conflitto è proprio recentemente avvenuto, è l'esempio di quello che c'è stato negli anni sul problema della conversione dell'industria bellica, perché il problema era proprio quello degli operai che perdevano il lavoro.
cioè che dipendevano, che erano completamente legati alla presenza a Spezia, ma anche a Genova o in tantissimi altri paesi, alla presenza di quel tipo di industria che dava il pane, il salario, eccetera, eccetera. E lì c'è la testimonianza di Gianni Aliotti, sindacalista di primo piano, che invece racconta come anche attraverso dei progetti europei, come il famoso, insomma, l'importante progetto Conver, si è potuto intervenire su questa contraddizione e aiutare quelle aziende che lo volevano a riciclarsi, a abbandonare il militare, il settore militare, e a riconvertirsi nel civile. Un esempio fra tutti, la grossa azienda Elsag, che attraverso questo progetto Conver è riuscita ad abbandonare la produzione bellica e a riconvertirsi completamente nel civile. E questo ci può servire. Voglio dire, quando noi eleggiamo dei rappresentanti all'Europa, cioè che facciano questo, insomma, no? Che facciano queste cose qui, che facciano dei progetti per cui l'industria armiera si possa riconvertire, per cui ci sia un sostegno per l'occupazione di determinati settori che se no andrebbero in crisi. Non so, io questo ho capito, diciamo, da tutta questa vicenda, che è possibile lavorare a livello politico, a livello di base, a livello di società civile, a livello di gruppi, è possibile lavorare in questo senso qui e qualche volta si ottengono dei risultati. Per esempio, anche la legge, questa recentissimamente approvata, no? Cioè la vecchia legge del 1990, però che è stata ribadita che non si devono esportare armi nei paesi belligeranti. Ecco, questo io volevo dire. Sì. Norma. Grazie. Norma, sì, c'è Norma. Pozzo, grazie. Ma sono molto d'accordo con le cose che ha detto Paola. Volevo sottolinearne una in modo particolare. I portuali, come si suol dire, avevano un vantaggio dalla loro ed è la loro antichissima tradizione di solidarietà. Mentre purtroppo il mondo del lavoro è diventato un mondo competitivo, per cui il tuo compagno di lavoro, la persona che lavora con te, non è più una persona che ha i tuoi stessi problemi, che ha i tuoi stessi, come dire, ha i tuoi stessi interessi, eccetera, eccetera, ma è diventato un avversario da battere. Nel momento in cui tutto il lavoro è diventato precario, io è una mia fissazione, ma secondo me da quando è stato approvato il Jobs Act, da quando definitivamente si è concluso il percorso che ha portato tutto il lavoro in Italia a diventare lavoro precario, si è perso il concetto di solidarietà, che fortunatamente i portuali ancora hanno. E quindi quando hanno messo su questa cosa che non era nelle loro corde, non era nelle loro abitudini, tanto è vero che la più antica lotta antimilitarista e pacifista risaliva ai tempi della guerra del Vietnam nel porto di Genova, ma hanno avuto questo enorme vantaggio, cioè la persona che lavora con te non è un tuo avversario, non è quello che tu devi fregare, non è quello che devi sperare che venga licenziato al tuo posto, ma è una persona portatrice dei tuoi stessi interessi, che una volta, con un linguaggio obsoleto, ma io sono obsoleta, e si chiamavano interessi di classe, e che purtroppo questo concetto si sta perdendo. E con questo mi riallaccio per esempio al discorso della scuola. Nella scuola io non credo che serva l'ora di pace seguita dai ragazzi disperati che guardano l'ora, che non vedono l'ora di andarsene. Credo che proprio serva ripensare il concetto di scuola come un luogo dove si collabora, dove si costruisce insieme sapere. E io, che sono stata dentro la scuola fino a pochi anni fa e l'ho vista peggiorare sensibilmente in questo modo, mi rendo conto che questo sicuramente non è. Del resto io non ce l'ho una ricetta per, come dire, per mettere a frutto le nostre esperienze, però io credo che solo il fatto che noi le abbiamo fatte e che siano in qualche modo oggetto di memoria, oggetto di ricordo, oggetto di studio, credo che sia questo il valore
come noi abbiamo detto più spesso, ogni guerra giustifica quella successiva. E quindi questa, la pensando addirittura al periodo della vittoria mutilata, anche se ormai la storia a scuola non si studia più, ma ogni guerra in qualche maniera prepara quella successiva, ed è questa, io credo, la catena che dobbiamo interrompere. Ma purtroppo la tendenza è quella esattamente contraria. Tanto è vero che noi, come denunciano spesso vari siti che si occupano di questa cosa, la presenza di militari all'interno delle scuole è sempre più presente. L'opzione vita militare in mancanza di un altro sbocco occupazionale è sempre più presente. Se aprite un qualunque computer, preparano i ragazzi al concorso per entrare nelle forze armate. Il governo D'Alema non è per dare sempre addosso lo stesso cane, ma quando ci vuole, ci vuole. Il governo D'Alema ha garantito una serie di riserve di posti perché aveva prestato servizio nelle forze armate per quanto riguarda i concorsi pubblici. Addirittura aver prestato servizio nelle forze armate è, non so se un requisito necessario o un forte, come dire, vantaggio per entrare in corpi quali i vigili del fuoco, che non hanno proprio niente di militare, cioè c'è mica bisogno di avere le stellette per andare a spegnere gli incendi. Eppure questo, come dire, questa presenza della vita militare in ogni fase della nostra vita è sempre più presente. E l'ultima cosa che mi premeva di sottolineare, anche qui un discorso di linguaggio: le industrie militari danno lavoro. Noi, poi se volete vi parlo dell'ora in silenzio per la pace, una delle cose che sottolineiamo sempre è che anche gli ospedali danno lavoro, anche l'arte dà lavoro, anche la scuola dà lavoro, cioè sono tante le situazioni e le istanze che danno lavoro. Ma la differenza dell'industria militare con queste altre belle cose è che danno degli enormi profitti. Cioè il profitto dell'industria militare è nettamente superiore, ahimè, al profitto dato da altre industrie. Tanto è vero che la fabbrica che costruiva gli F-35 in piena pandemia, quando molte cose, non tutte, perché c'erano le deroghe e hanno dato la deroga persino a chi costruiva passamanerie, quando dicevano che era tutto chiuso, ma in realtà erano chiuse solo le scuole. Però la fabbrica degli F-35 ha continuato a produrre a pieno regime perché è stata definita una situazione di interesse strategico e nessuno si è preoccupato di dire che questa scelta era una scelta molto inopportuna. Perché? Perché danno lavoro. Ma poi pensiamo solo a Taranto, dove non c'è un'industria militare, ma c'è un'industria che ammazza la gente, lo sappiamo che uccidono la gente. E ma non si può dire niente perché quelli danno lavoro. Cioè ormai il ritornello, il Moloch, che non si può toccare, danno lavoro. Mentre una volta, si poteva quasi tranquillamente dire lavorare meno, lavorare tutti, e nessuno si stupiva. Cioè qualcuno diceva, però sì, tutto sommato è vero. E invece l'orario di lavoro aumenta, i morti sul lavoro aumentano e intanto il PIL cresce. E mi piacerebbe che qualcuno mettesse in relazione il numero dei morti sul lavoro con la crescita del PIL, perché io sono disposta a scommettere parecchio di quello che ho, che le due curve hanno lo stesso andamento. Eppure, sono contenta che finalmente si sia arrivati allo sciopero generale. Devo dire che ce n'è voluta, in effetti. E, questo tipo di mentalità non è ancora passato a sufficienza, io credo, nella maggior parte delle nostre organizzazioni dei lavoratori. E quindi credo che ognuna delle lotte che facciamo possa contribuire, a creare una coscienza diversa e a creare sapienza diversa su queste cose. Può fare da memoria, da ricordo, e chi vorrà prendere il testimone di questa cosa, sarebbe bene che questa cosa avvenisse, che questo succedesse. Vittorio, vuoi aggiungere tu? Allora, le cose dette da Paola e da Norma credo le condivido sicuramente, no? Tutte dall'inizio alla fine, però
Io vorrei anche vedere la cosa da un altro punto di vista, diciamo meno pessimista. Mi è sembrato soprattutto la norma che ha messo l'accento su quello che sta avvenendo da parte dei poteri più o meno forti, da parte dei media più o meno forti, che amplificano, no, certe iniziative versante delle armi e della guerra. Però a questo punto, mentre parlavate, mentre parlavano, io pensavo ad alcune cose molto forse insignificanti, ma che mi sono rimaste impresse, che erano i tempi della guerra del Biafra, 67-68. Io ho cominciato a occuparmi di queste problematiche in quell'epoca, da un punto di vista umanitario, perché avevo 30 anni, mai sentito parlare di... Pensavo ancora che l'esercito fosse una cosa indispensabile, no? E però vedendo questi bambini, no, che per la guerra erano in quelle situazioni, mi commuovevo, come me, milioni di altri italiani, e quindi ho cominciato a occuparmene facendo parte di un comitato per la pace in Biafra, dove c'erano, oltre che italiani, anche degli studenti biafrani. Allora, una volta parlavo con niente poco di meno che il giovane Casini, no, esponente della Democrazia Cristiana, no, che era a Bologna, e gli dicevo: ma qui bisogna fare qualcosa, perché la Democrazia Cristiana non si muove? E lui mi disse: sai, bisogna però prima di tutto lavorare alla base. È inutile interpellare, chiedere, perché se non si crea un movimento di base, anche i partiti non si muovono. Bene, rimasi convinto, benissimo, e ho continuato a lavorare alla base. Un altro episodio molto più recente, pochissimo, un anno, due anni fa, forse tre, non di più, ho modo, durante una mostra di manifesti organizzata da una parrocchia bolognese, era presente Romano Prodi, che vede questa mostra e viene a sapere del nostro centro e dice: ma com'è che io non ne sapevo niente? Non se ne parla del vostro centro, una cosa così bella, così grande, in particolare un manifesto mi piaceva, no? E mi ha preso alla sprovvista. Io sinceramente non sapevo cosa rispondere, perché nessuno sa, lui intanto, no? Mi è venuta spontanea questa risposta, ma dico: sa, perché noi ci siamo sempre rivolti a delle realtà di base, non ad altre realtà, intendo quelle di vertice, insomma, a cui Prodi evidentemente ha sempre appartenuto, no? E lui non ha replicato, ma dopo ho detto: ma ho fatto bene a rispondere, forse faceva meglio a dire non lo so, perché nessuno lo sa. Evidentemente era un problema di comunicazione, di media, eccetera. Perché ho citato questi due episodi? Perché con l'esperienza che ho fatto in tutti questi decenni, ho capito che quello, noi possiamo vedere quello che ci viene mostrato, no? Ma non vediamo quello che non ci viene mostrato. Ma il famoso vecchio slogan, no? Marxista, ben lavorato vecchia talpa, perché ci sono le talpe che scavano sulla terra, poi tutte in una volta vengono alla luce. E non è venuta la stessa cosa anche di recente col movimento pacifista europeo mondiale. Chi avrebbe immaginato che esisteva una terza potenza mondiale del pacifismo, quella della guerra del Golfo, ad esempio? Poi tutto è tornato nella normalità, le guerre hanno continuato, eccetera. Però c'è qualcuno che scava sottoterra, e questo qualcuno siamo noi tutti, che facendo l'ora di silenzio, facendo il singolo blocco, che dove non vengono mai riportati dai giornali, se non in misura infinitesimale, contattiamo la gente. Io ho fatto un calcolo, le mostre di manifesti, quanta gente le possono aver viste? 300 mostre di manifesti fatte in questi ultimi 35 anni,
1985 ad oggi. Quante migliaia di persone le hanno viste? Decine di migliaia. Possibile che non abbiano lasciato nessun segno? Un manifesto suscita emozioni, suscita pensieri, riflessioni. Ecco. E quindi credo appunto di aver assunto il ruolo appunto della vecchia talpa di Marx, no? Che ha scavato e così dobbiamo continuare ad avere questo ottimismo di base, no? E fare tutto quello che sentiamo necessario fare nelle scuole, fuori dalle scuole. Io adesso e mia moglie Fiorella siamo andati, giriamo le parrocchie qui intorno per cercare di offriamo queste copie del libro 50 anni di pace in Europa a parroci, insegnanti, educatori, quelli che ci troviamo, riteniamo essere possono essere interessati, perché con questo strumento, no, vecchio ormai di 20 anni, però offerto così in omaggio alle diverse realtà, può anche quello può creare perlomeno dei punti interrogativi, insomma, nella gente, a cominciare dagli insegnanti e quindi di conseguenza anche negli alunni. Quindi questa è un po' un'ultima cosa relativa a quello che diceva Giorgio prima, quello che ne è venuto fuori nei comuni, no? I tempi degli aeromissili, i contributi che hanno dato, no? E quindi possono tornare a dare gli enti locali. Fra questi cito come esempio Cossato. Mi pare Cossato è un comune piemontese, no? È stato uno dei primi a istituire la zona denuclearizzata, mi pare. Robassomero. Ecco, quindi la catena che si è formata con le zone denuclearizzate, con tanto di cartello messo all'entrata delle città, anche questa è una cosa molto importante. Sembra secondaria, ma è stata importante. E poi, creazione in quel periodo di assessorati alla pace, che prima non c'erano. Anche quello è un contributo dei comuni. E poi forse anche tante altre cose non mi vengono in mente. Per quanto riguarda questo come seconda, la prima domanda è la campagna di Pax Christi contro le scuole militarizzate. C'è un altro esempio che contro il quale bisogna lavorare a tutti i livelli, di base soprattutto. L'uso che si fa propagandistico delle frecce tricolori. Avete avuto presente la polemica che c'è stata di recente quando i frati di Assisi hanno permesso, forse anche richiesto, l'intervento delle frecce tricolori sulla marcia nelle città, non dico sulla marcia, ma nelle città dove si svolge tutti gli anni una marcia, no? La Perugia-Assisi. C'è chi ha protestato. Giustamente, come i frati di Assisi che hanno dato prova sempre collaborando con la tavola della pace nella realizzare questa marcia, che esibiscono questo espongono questo simbolo di guerra in una realtà di pace come quella. E sono cose che io ho scritto anche al direttore dell'Avvenire proprio per segnalare questa contraddizione. Grazie, ringrazio quindi Giorgio, ringrazio per l'opportunità che ho offerto di confrontarci su queste cose. Grosso modo chiudere 5 minuti. Sì, grazie. C'era ancora Norma, abbiamo ancora un 5 minuti, poi tiriamo, cioè dobbiamo. Grazie. Dico una cosa veloce, perché è un'esperienza relativamente nuova che merita di essere conosciuta. Come sapete, a Genova c'è l'ora in silenzio per la pace. Ieri è stata la 1020ª ora in silenzio per la pace. Credo che abbiamo stracciato tutti i record possibili. Complimenti, bravissima. Io non c'ero, ieri ho saltato perché sono rimasta imbottigliata in coda, erano in tre.
Ascolta, come... tutte le settimane la fate? Scusa. Ogni settimana. Quest'estate abbiamo solennizzato la millesima ora in silenzio per la pace. A settembre abbiamo compiuto 20 anni. L'edizione di ieri era la 1020. A proposito di cose che vanno avanti, Carsi, che noi siamo lì col volantino e cerchiamo di dire la nostra. Ultimamente, come ora in silenzio per la pace, abbiamo aderito a una proposta che ci è piaciuta molto, che ci ha molto convinto. L'ora continua naturalmente, chi ci muove di lì. Ma abbiamo aggiunto un'altra cosa, che sono le veglie contro le morti in mare. È una donna di Lipari che ha proposto di smetterla di mobilitarsi, di andare a piangere quando escono le foto dei bambini morti, delle donne annegate. Lei dice, noi lo sappiamo quando tramite alarm phone, noi sappiamo quando una nave in difficoltà chiede soccorso. E allora andiamo a mobilitarci proprio in quel momento lì. E a Genova siamo già usciti su invito di alarm phone già 2 volte, e andando a presidiare la prefettura, gridando col megafono il punto nave di questa nave che chiedeva di essere soccorsa, invano, fino a che il soccorso non è stato dato e queste persone sono state, chiaro che non è che pensiamo che siano andate a soccorrerli perché lo abbiamo detto noi, magari fosse così semplice e non ce ne andremo più da lì. Però sicuramente è stato un modo per rendere noto alle persone che mobilitarsi dopo sulla scia dell'emotività, eccetera, è molto importante. Ma la novità delle veglie contro le morti in mare è mobilitarsi durante. Quindi c'è un sito, c'è una pagina Facebook, ci sono tutte le cose che occorrono in questi casi e noi siamo pronti, quando Alarm Phone ci convoca, a prendere striscini e striscioni e andare a presidiare la prefettura. Non soltanto a Genova, ora dico a memoria, Torino, Napoli, Bari, Madrid, Trieste e sicuramente Roma e sicuramente altre città si sono mobilitate e sono pronte a mobilitarsi al prossimo allarme, sperando che non serva. Temiamo che purtroppo servirà. Grazie ancora. Giorgio... Posso dire l'ultima? Sì, sì. Paola. Sì, ritornando al libro che abbiamo presentato stasera, volevo avvisare quelli che ci seguono che si può richiederlo all'archivio scrivendo a questa mail archiviomovimenti@archiviomovimenti.org e noi lo spediamo per posta e costa 20 euro e basta, vi arriva. Grazie. Sì, grazie, sì. Credo che valga davvero la pena conoscerlo e credo che anche quello che abbiamo detto questa sera ha arricchito, ecco, Norma lo fa vedere e noi anche qua abbiamo la copia, adesso ce l'ho di là, non voglio andare, però insomma. Dicevo, credo che la presentazione che abbiamo fatto questa sera ha aggiunto ulteriori elementi nella direzione di quella speranza attiva di cui parla un libro che presenteremo anche qui prossimamente, che è stato tradotto da Gianni Scotto e che proprio in qualche modo parla di questa possibilità, di questa, come dire, mobilitazione, di questo movimento carsico che magari non si vede ma che viene fuori o che attraverso delle azioni ripetute con costanza, come l'ora di silenzio di cui parlava Norma, forse possiamo veramente sperare che, come dire, in qualche modo incidano, aiutino a cambiare la mentalità, a dare un contributo, insomma, nel senso di una costruzione della pace e di un contrasto alla guerra, come il testo No War ci testimonia, insomma. E non so se Giorgio tu vuoi ancora aggiungere qualcosa? No? Solo una cosa. Nell'introduzione che fa l'amica Francesca cita tutta una serie di metafore di Marx o di Mao, no? Sul fatto del il fine non giustifica i mezzi, la rivoluzione non è la presa del palazzo d'inverno, no? Usiamo gli stessi mezzi del padrone. Ecco, io mi sono segnato accanto una nota, ad esempio, quanto
ad esempio, noi abbiamo il pensiero di Gramsci, ad esempio, sull'egemonia, no? E Gramsci, ad esempio, era qua, i primi, mi diceva Tonino Drago, firmava i primi volantini come la sezione italiana del movimento internazionale dei proletariati, no? Quindi che lavoravano per creare una cultura proprio diversa, no? E quindi che abbatteva queste metafore che voi avete ripreso, ma che poi a un certo punto dite Galtung è il nostro riferimento dal punto di vista culturale. Allora, questo lavoro sull'egemonia, su un'altra cultura, proprio mi sembra che sia una cosa strategica su cui lavorare. Ecco. Bene, ringraziamo tutti allora i presenti e quelli che ci seguono da remoto. Vedo che c'è anche Liliana che si è collegata e poi credo che in Facebook l'abbiamo registrato ed è sarà disponibile anche sempre sul sito del Centro Studi, quindi di solito ci sono anche collegamenti dopo, perché spesso, oramai da quando c'è la pandemia, ci siamo presi l'abitudine, abbiamo questa abitudine che a volte magari non siamo, questo è un vantaggio, non possiamo seguire sul momento un evento, però possiamo andarcelo a rivedere anche dopo, e quindi speriamo che qualcun altro poi si aggiunga e a vedere le cose che abbiamo detto stasera. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, anche Liliana. Ciao a tutti. Buon lavoro. Ciao.